Ciao amici di YouTube, bentornati in un nuovo video. Benvenuti se siete nuovi o se no bentornati a casa se siete già frequentatori del canale. Io sono Maui e nel mio canale tratto principalmente dei videogiochi che amo, quindi in genere principalmente gacha, ma anche di altre cose. E oggi siamo qua proprio per parlare di un nuovo gacha, attesissimo veramente da un sacco di tempo, Wuthering Waves. Questo gioco, la prima notizia ufficiale ci è stata data il 26 maggio del 2022 e oggi è il 24 maggio del 2024, quindi sono passati esattamente 2 anni dall'annuncio e ieri è arrivato. E colgo l'occasione per augurare buon game a tutti, buon divertimento, fatemi sapere se state già sculando. Io pullerò tutto fra qualche giorno, sto un po' accumulando perché lo sapete, mi piace fare le pullate belle e ovviamente posterò sul canale i risultati. Ad ogni modo, io vi invito, oltre a iscrivervi sul canale, a venire live sul sito Viola per giocare in diretta con me a questo, a Genshin, a Star Rail e anche ad altri titoli, perché il momento più bello alla fine lo viviamo proprio in diretta e qua ci sono soltanto io le highlights, ma vi perdete tutti gli inside meme che sono la parte migliore. Comunque, il video di oggi riguarda proprio Wuthering Waves perché questo suo arrivo ha un po' rivoluzionato alcuni concetti che noi conosciamo della meccanica del gacha e delle pull, visto che i banner di Wuthering sono un po' particolari. Quindi ne approfitto in questo video per darvi qualche info su come funzionano i banner, che è fondamentale, 50-50, garantiti, il PT, tutte le varie cose che ormai abbiamo imparato bene bene studiando tramite Star Rail e tramite Genshin, che già tra di loro questi due titoli, come ben sapete, presentano delle differenze. Questo ne ha ancora delle altre e quindi iniziamo questo bello spiegone. Io vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella e niente, buona visione e se avete delle domande scrivetele nei commenti o passate in live sul sito Viola che sono lì per rispondere a voi. Ed eccoci qua nel banner delle vocazioni di Wuthering Waves. Io mi sono messa qua in basso per non coprirvi tutti i banner sopra. Sono un totale di 5, c'è uno che non si vede tantissimo perché lo sto un po' coprendo, ma eccolo qua sopra, lo potete vedere. Allora, questo video serve proprio per darvi un'idea di come utilizzare le risorse all'inizio e anche spiegare come funziona il 50-50, il PT su questo gioco, perché ci sono delle similitudini ma ci sono anche delle differenti. La prima cosa differente che possiamo osservare è semplicemente anche andando a guardare nello shop le varie valute per pullare. Abbiamo i Radiant Tide, che sono questi qui sopra, che sono le nostre Fate per il banner Limited dei personaggi. Abbiamo le Lustrous Tide, che sono queste, che sono quelle per il permanente, e se avete iniziato a giocare avete già visto tra login, premi per la preregistrazione, eventuali malfunzionamenti, ci hanno già riempito. Io non ho ancora pullato niente e ho giocato tante ore, ma facendo principalmente la storia senza esplorare, e quindi ne ho già un sacco senza aver fatto molto all'interno del gioco. E poi abbiamo i Forging Tide, che sono una valuta completamente nuova che non conosciamo, che è una valuta esclusiva per il banner Army. Per il banner Army. A questi si aggiungono le Asterite, che sono il corrispettivo delle nostre Primogems, che sono sostanzialmente le pull canon, quelle che noi farmiamo a giro. Tenetevi conto che 160 Asterite corrispondono a una pull, come 160 Primogems e 160 Star Rail Jade. È sempre così, il meccanismo è sempre il solito. Parliamo adesso dei banner. Il primo banner di cui parlo è il Novice Convent, che è questo che vedete qua, che è il banner Beginner. È il banner Beginner, quindi il banner nel quale voi avete un numero di pull limitate, un massimo di 50, scontate tra l'altro, ossia le vostre multi non vi costeranno 10 sferette, ma ve ne costeranno 8, quindi saranno effettivamente pullate un totale di 40 pull, ma poi quelle effettivamente che voi guadagnate sono 50, perché sono 5 multi da 8 che fa 40, ma in realtà poi all'interno multi non ci sono 8 ricompense, ma ce ne sono 10. Quindi avete un totale quindi di 50 evocazioni totali, anche se ne spendete 40. Alla fine di queste 50 vi esce un 5 stelle, e i 5 stelle possibili sono 5, che sono i nostri personaggi banner evento. Abbiamo Anchor, abbiamo Jianxin, abbiamo Lin Yang, Verina e Calzaro. Vi può uscire uno di questi 5, non si sa quale perché è randomico. Se per caso alla prima multi vi esce il 5 stelle, è sicuramente uno di questi 5, poi questo banner scompare, perché l'obiettivo è darvi entro le prime 50 pull di gioco un 5 stelle. Se lo trovate prima, il banner scompare prima. Comunque è molto buono perché vi permette comunque nel giro di poco di avere uno di 5 stelle del permanente. Sono tra l'altro tutti molto molto carini, forse c'è qualcuno migliore, ma su questo stiamo ancora studiando un po' meglio in live, quindi se volete ulteriori informazioni passate ai live, o se no aspettate magari eventuali nuove guide future su queste informazioni qua, perché ci stiamo ancora ragionando insieme in live. Una volta che voi avete utilizzato le vostre pull nel banner novizio, che sia nella prima multi o che sia all'ultima che esce il 5 stelle, il banner scompare. Quando il banner scompare, che cosa bisogna fare?
Le lustruside, che sono queste verdi, queste qua che servono per il permanente, le andrete a utilizzare nel banner permanente dei personaggi. Fondamentale differenza con Genshin a cui siamo abituati o Star Rail. Il banner permanente è diviso in Character Permanent Convene e questo qua che è il Weapon Permanent Convene. Quindi voi avete due banner diversi, uno per le armi e uno per i personaggi nel permanente, che usano però la stessa valuta. Come vedete qua sopra ci sono sempre i lustruside, sia nell'uno che nell'altro. La cosa molto positiva è che nel banner dei personaggi, una volta che voi avete consumato le pool nel banner novizio, cosa succede qua? Si prende un selettore di 5 stelle, ossia un selettore che vi permette di scegliere fra gli altri personaggi, o anche se volete fare la costellazione di quello che avete trovato, quale volete. E cosa significa? Che quando voi arriverete al Pity, o quando uscirà il 5 stelle, che come sapete in questo gioco il 5 stelle può uscire alla prima multico ma alla 80esima, sarà per forza quello che avete scelto voi. Quindi facciamo ipotetico, io ho pullato, mi è uscita Anchor nel banner di là, volevo Verina, metto nel selettore Verina e io so che in questo banner quando arriva al 5 stelle è Verina. Quindi è molto utile per avere all'inizio due personaggi diversi che vi piacciono per, insomma, arricchire un po' il vostro pool di personaggi. Quindi molto carino. Il Pity è all'80, ossia all'80esima singola. Se non vi è uscito per il 5 stelle vi esce. E poi vabbè, per quanto riguarda il 50-50 parleremo del banner limited. Mi sposto un attimo in un banner totalmente nuovo per noi, che è il banner dell'arma. Come vedete il banner dell'arma, appena lo aprite, vi dà in automatico un selettore. Quindi voi potete scegliere fra le 5 tipologie di armi presenti nel gioco quale volete. E anche qua, ragazzi, aumentando di Pity, quando uscirà il 5 stelle, avrete sicuramente l'arma che volete. Quindi avete il selettore nel banner dei personaggi solo la prima volta che ci pullate, una volta che avete finito il banner novizio. Nel banner delle armi questa cosa permane, quindi vi permette di arricchirvi prendendo un po' di armi a 5 stelle scelte da voi per i vostri personaggi. E ora arriviamo al banner più importante, o sicuramente quello che vi interessa di più, il banner limited, quello che dura 20 giorni e poi cambia con i personaggi che vanno in rotazione. I più personaggi, il generale Jian, siamo stati molto fortunati ad avere subito un bless così potente con questo signorino. Come funziona questo banner? Funziona come i banner che già conosciamo, quindi non abbiamo grandi difficoltà nel comprenderlo, ossia il Pity è all'80 e questa è una differenza, perché noi siamo abituati ad avere il Pity al 90, invece quel Pity all'80. Pity a 80 con 50 e 50. Se andiamo nelle informazioni di banner possiamo vedere che effettivamente il Pity è all'80 e c'è il 50 e 50. Cosa significa? Che io tiro le mie multi, quando c'è il raggio dorato avrò il 50% di probabilità che sia Jian o che sia uno fra tutti gli altri 5 stelle del permanente, che sono gli stessi che ci sono appunto nel banner permanente o nel banner novizio, quindi non personaggi ancora diversi, sono sempre loro 5. Se per caso voi perdete il 50 e 50 e vi esce Anchor, vi esce Calzaro, vi esce Verina, dopo il Pity tornerà a 0, ma avrete garantito al 100% la probabilità che il raggio dorato successivo, a qualsiasi Pity sarà Jian. Se invece avete la fortuna di avere il raggio dorato e come primo raggio dorato avete Jian, avete vinto il vostro 50 e 50 e avrete di nuovo il 50 e 50 da utilizzare per cercare una sua eventuale costellazione, o se no per andare direttamente al banner successivo quando sarà. Quindi funziona uguale al banner nostro che conosciamo già tra Genshin e Star Rail. C'è un 4 stelle garantito ogni 10 pull, almeno, possono essere anche di più in una multi, lo sappiamo bene, e abbiamo tre personaggi rate up in questo banner, oltre a Jian, tre personaggi che sono Danjin, Cixia e anche Mortefi, tutti molto carini. Cixia ce la danno con la storia, gli altri due no, quindi è comunque interessante perché ci sono comunque personaggi nuovi. Poi ragazzi, siamo all'inizio gioco, non abbiamo niente, abbiamo soltanto quelli del beginner, quindi ovviamente fa tutto utilità nell'account. Quindi banner dei personaggi funziona così, dura 20 giorni, alla fine dei 20 giorni ci sarà il ricambio. Noi sappiamo già che la prossima sarà Jinlin, bellissima, e quindi staremo a vedere come andranno queste pull. Io pullerò domenica, quindi nel caso passate in live a vedermi. Detto questo, cosa molto importante da tenere di conto è il banner Army Limited, per tanti motivi. Il primo è ovviamente il fatto che vedete c'è una valuta differente, una valuta che non conosciamo, nuova, che quindi ci permette di non dover utilizzare almeno i Tide che utilizzeremo qua di qua, e quindi almeno si intercambia il fatto che non abbiamo sempre la solita valuta ovunque. Ma la benedizione di questo banner è che su questo banner avete sempre il 100%. Il 5 stelle è sempre garantito quello del banner, non potete trovare un'altra arma, non vi ritrovate a fare 3 Pity, 2 Pity, quello che è. Qui
quando beccate il 5 stelle, che sia la prima singola o che sia l'80esima, perché sì, il PT rimane a 80, non è più basso come nei banner di Starrail e Genshin, ma in compenso qui avete il garantito. Qualsiasi singola sarà la vostra luce dorata, sarà sempre l'arma di Gian. Non avete nemmeno la possibilità di trovarlo nel banner. Altre armi che non siano queste, non ci sono. L'unica arma 5 stelle disponibile è la Verdant Summit, che è l'arma del nostro Gian. Quindi, alla luce di questo, ragazzi, questo banner totalmente rivoluzionario è stata la mia più grande sorpresa all'interno di Wuthering Waves, tra le varie novità che il gioco ha apportato. Poi vi ricordo, io non ho partecipato alla beta, quindi per me è tutto completamente nuovo, lo sto scoprendo ora via via che gioco, e sono veramente ammaliata da questa meccanica che comunque risulta essere rivoluzionaria. Il mio consiglio in questo momento, ragazzi, è, personalmente, o meglio, quello che farò io, uso ovviamente le 40 pull che servono per prendere il 5 stelle qua. Poi le Tide verdi, queste qua, le utilizzerò qua perché selezionerò un personaggio. Dopodiché le Tide verdi smetterò di usarle in questo banner qua, ma le utilizzerò successivamente solo nel banner dell'arma. Perché garantirsi un'arma 5 stelle per i personaggi 5 stelle che si hanno, secondo me è una cosa molto funzionale. Il mio consiglio personale invece per il banner Limited è che probabilmente in questo caso non conviene, come di solito io consiglio su Genshin, è meglio due personaggi C0 senza l'arma perché hai più personaggi da giocare. Qua probabilmente è meglio un personaggio in meno ma un'arma in più, perché il fatto che l'arma sia così facile da prendere rispetto ad altri giochi fa pensare che il personaggio ne abbia molto più bisogno rispetto ad altri giochi a cui giochiamo. Non so se seguite il concetto, però penso che secondo me, o meglio nel mio caso, io farò sicuramente così. Voi fatemi sapere come sono andate le pull, se avete domande fatemi nei commenti, venite in live sul sito Viola dove sono tutti i giorni pronta ad accogliervi, a chiacchierare, a conversare su questi bellissimi giochi, provarli insieme, pullare insieme, quindi io vi aspetto ovviamente per passare il tempo insieme. Vi ringrazio per aver guardato il video, spero sia tutto chiaro, alla fine è molto simile a delle meccaniche che già conosciamo, quindi non sono andata troppo in là con le spiegazioni. Poi comunque le cose belle di questi giochi è che si scoprono vivendole insieme, quindi ulteriori informazioni le prenderemo nel corso dei prossimi mesi e arriveremo al giorno in cui diremo: ma vi ricordate quando a inizio game abbiamo fatto tutte queste cazzate? Ecco, arriverà anche quel giorno, speriamo non arrivi, ma siamo certi che arriverà. Niente, io vi ringrazio di essere stati come finora, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, passate a seguirmi sul sito Viola e su tutti gli altri social, principalmente su IG, per essere sempre aggiornati, orari live, orari video e tutto. Vi ringrazio ancora tantissimo e vi auguro buona giornata.